Salve a tutti per le videoguide del software libero, sono Francesco Fusillo. Adesso volevo spiegarvi la funzionalità e l'utilizzo di questo bellissimo programmino che si chiama VocoScreen. Mi vedete qui nell'angolino a destra, cosa che non faccio mai nei video, però questa volta la faccio perché questo programma, ho pensato di fare questa videoguida per alcune maestre che avevano bisogno di utilizzare il labiale per farsi vedere dalla bambina in classe che soffre di ipoacusia. Quindi un programma che facilissimamente permette di fare una videoregistrazione del monitor e contemporaneamente con una webcam registrare il volto della maestra o dell'educatore che può parlare con una cadenza abbastanza regolare per aiutare a confrontarsi con l'udito e il labiale. Ricordate che questi video sono MP4, quando li salvate li potete mettere su YouTube e l'utente li può guardare anche con la sottotitolatura, per cui può essere aiutato sia dal movimento del mouse perché spiega delle cose, sia dal labiale, sia dalla sottotitolatura. Io sto spiegando VocoScreen in questo momento su Windows. Il programma è questo qui, che si lancia, si scarica da qui. Potete vedere l'indirizzo dal quale si scarica. Io ho scaricato la versione del 31 gennaio 2021, quindi recentissimo. Ecco, dopo che avete copiato questo indirizzo, perché non è semplicissimo da trovare, è un programma, diciamo, prodotto volontariamente, chiede addirittura una donazione, sarebbe bene darlo perché il software libero si regge su questo. E il programma lo potete scaricare per Windows, per Linux e per Mac. Questa è la versione Windows. Però adesso vi mostro la versione Linux, che è questa, eccolo qui. Questo è Sodi Linux in macchina virtuale. VocoScreen lo trovate in applicativi per creare video lezioni. Eccolo qui. È praticamente uguale. Questa è l'interfaccia di VocoScreen con Linux e questa è l'interfaccia di VocoScreen con Windows. In questo PC stanno funzionando contemporaneamente questi due sistemi operativi. Vedete, le due interfacce si assomigliano molto. Questa ha qualcosina in più, permette di vedere shock click, quando si fa click si apre la pallina, e shock, eccola qui, e shock key, eccola, adesso l'avete visto. Invece Windows non ce l'ha, una volta tanto che Linux ha qualcosa in più. In realtà lo sviluppatore ha scelto così, ma per il resto vedrete che le funzioni sono semplicissime e è praticamente uguale. Qua vedete, stando fermi sull'avvio, stop e pausa, vedete i tasti che potete utilizzare per far partire il programma. Ma cliccando minimizza quando parte la registrazione, praticamente il programma sparisce quando fate la registrazione e non, se no registra anche se stesso. Comunque spieghiamo quello per Windows 10, che è il caso delle nostre maestre. Allora, le funzioni di VocoScreen sono semplicissime. Io adesso ho scelto un'area e sto registrando solo la parte alta di Windows. L'area ha dei punti caldi, voi li regolate, scegliete la parte che regolate, che volete registrare, oppure lo schermo intero. Adesso vedete il tasto avvia è schiacciato, il microfono, ho scelto il microfono della webcam che mi sta di fronte, e qui si registra dove va a finire il video. Vedete, va a finire nella cartella video di Francesco. Qui non lo usate, la time, potete progettare lo spegnimento, quello che fa nei vari formati, e
è tutto qua, quindi è molto semplice. Allora, qui si vedono quanti in questo ambiente qui fotogrammi fa al secondo, 25, e quindi è fluida la registrazione. Lo stiamo facendo in MP4. Io ve lo consiglio perché l'MP4 è un buon formato. Faccio vedere chi la fa, è questo signore qui, e lo mette a disposizione gratuitamente sul web. Invece, la telecamerina sono io, praticamente questi sono i controlli per me. E la dimensione che stiamo usando è questa qui. Se la volete più grande, è questa qui, però state attenti a non invadere troppo. Però nel caso di un ipoacuso può essere utile. Ribalta orizzontalmente perché questa mano qui è la sinistra. Normalmente voi la trovate, vedete, questa è verticalmente, ecco, è diventata di qua. Normalmente la telecamera ribalta l'immagine, quindi io adesso l'ho messa come fosse uno specchio. Allora, adesso stiamo registrando e vi mostro le funzionalità di questo fantastico programma. Appunto, con la destinazione d'uso di essere utile per una bambina ipoacusa. Il caso era questo qui, o simile, insomma, è una tavola del sussidiario per immagini che è stata scaricata e bisognava aiutare la bambina a parlare, a far capire dei contenuti sui cinque sensi. Quindi, quando io mi avvicino con la mano con il cursore ai simboli, la bambina può vedere sia i simboli, il segno corrispondente grafico della scrittura e stampato e anche la voce. Quindi è molto utile per una bambina poter avere queste conferme. Inoltre i pittogrammi l'aiutano. Quindi quando io dico i 5 sensi, quindi questa sincronizzazione fra questi messaggi aiutano moltissimo. Tenete conto che il video può essere visto, rivisto varie volte. Quindi, quando io mostro i 5 sensi aiutano a conoscere. Quindi io permetto alla bambina di confermare la comprensione, quello che gli arriva amplificato dalle protesi, ma anche confermare il labiale, perché l'incertezza fa parte della vita del bambino ipoacuso. Il bambino ipoacuso ha una scansione visiva molto raffinata, è la sua vita la vista. Quindi noi, grazie alla vista, possiamo aiutarla a decodificare il presente. Quindi il VocoScreen può essere un ottimissimo strumento per questa ragione qui. E permettere, costruendo video lezioni, di vedere e rivedere le cose, quindi di impararle con il tempo del bambino, non con il tempo della scuola. Ecco, adesso direi che per VocoScreen è tutto, non c'è altro, perché quando io faccio ferma vado a vedere il programma dov'è. E lo posso vedere con qualsiasi player. Ecco, lascio sotto impressione l'immagine del creatore. Vi consiglio di fare una donazione e usate VocoScreen, è un programma open source, è gratuito, efficacissimo. Mi pare di averlo già detto, ma mi ripeto che il file lo troverete in video. Vedete, eccolo qui che si sta creando. Questi sono altri video che ho già fatto. Appena io clicco arresta questo video qui, scusate, questo simbolo di VLC diventerà un video. Buona visione, buona sperimentazione.